Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Samsung Family Hub, questo frigo classico all'americana, quindi con la doppia porta e la possibilità di avere il ghiaccio e l'acqua fresca, ma qui il grande protagonista è lui, il tablettone. Quindi il frigo all'americana, dicevamo, doppia porta, iniziamo da questa qui, che è il lato appunto della distribuzione del ghiaccio che può essere tritato o a cubetti e dell'acqua fresca corrente che arriva direttamente da quella condominiale. Si apre la porta e qui abbiamo una distribuzione soprattutto diciamo dal punto di vista dell'altezza più che della profondità o della larghezza, comunque non manca lo spazio, abbiamo dei piani che possono essere anche messi a diverse altezze perché abbiamo delle scanalature qui, quindi possono essere rimossi anche per essere puliti e ripiazzati come meglio vogliamo. Due cassetti e lateralmente abbiamo questi due piccoli scomparti che comunque possono aiutare. Qui vediamo invece la grossa ghiacciaia, per avere dire il contenitore di ghiaccio che viene formato nel corso diciamo delle ore, così quando uno poi lo scarica dal frontale, pian piano lui si ricarica ed è pronto per essere di nuovo scaricato. Andiamo invece dall'altra parte e qui abbiamo invece il lato frigo che è un po' più generoso. Come vediamo una larghezza maggiore, abbiamo però bene o male lo stesso family feeling, nel senso che abbiamo i vari scomparti che possono essere comunque riadattati, qui abbiamo il portabottiglia, cioè anche il portauova che non utilizziamo, abbiamo una maggiore disponibilità di scomparti laterali e voglio farvi vedere due cose però che sono diverse rispetto agli altri frigo proprio per la presenza del cosiddetto tablettone. Da un lato questa è la fotocamera che guarda dentro e poi vedremo a cosa serve perché è molto utile e qui nasconde un piccolo segreto che è questo tasto rosso che serve a, come dire, fare un reset, no? Quando succede qualcosa, è capitato in questi mesi che ogni tanto magari qualche funzione non andasse, il classico Ctrl Alt Cancel che ci fa riavviare il PC, in questo caso ci fa riavviare il tablet che abbiamo da questa parte del frigo. Il frigo lo vedete qua, è una forma abbastanza classica, ma anche se squadrata, moderna, è disponibile anche nero e l'esterno è, come dire, magnetico, quindi potete agganciare le calamite che preferite. Bene, concentriamoci sulla parte tecnologica, che è poi è quella che mi ha motivato di più ad acquistare questo frigo, perché comunque le specifiche le trovate della parte refrigerativa le trovate sul sito Samsung. A me interessa questa, come dire, questa finestra sul mondo, no? Che ti dà questo tablet da 21,5 pollici, che si presenta con una sorta di screensaver, no? Quando lo toccate o c'è il sensore che al vostro passaggio lo risveglia, quindi le solite informazioni, l'orario e il meteo. Andiamo tra virgolette a sbloccarlo, anche se qui non c'è bisogno di mettere password né niente, e andiamo a vedere quella che è un po' il funzionamento. Sotto il cofano non Android, ma Tizen, che quindi è il sistema operativo di Samsung, che è semplificato, nel senso che quindi non abbiamo accesso né allo store ovviamente di Google, quindi Play Store, ma neanche allo store di Samsung, nel senso che la compatibilità di app è veramente ridotta, però c'è un buon numero di cose che possiamo comunque fare ed è carino poter fare in cucina. Questi sono vari widget che vedete e sono aggiungibili a piacimento, no? In questa sorta di griglia che vedete divisa, no? E sulla parte, come dire, rimanente potete aggiungere i widget che volete. Qui vediamo anche la possibilità di cambiare il tema, di cambiare gli sfondi. E appunto passiamo ai widget. I widget che dipendono, come su Android o qualsiasi altro sistema operativo, sulla base delle app che avete installato, le cose principali le vedete, potete mettere il calendario, potete mettere la gestione del frigo, potete mettere alcune foto, una specie di lavagna digitale che è carina magari se volete lasciare dei messaggi, se avete dei bambini che possono disegnare. E insomma un po' tutte le cose di cui più importanti adesso le vediamo nel dettaglio. Iniziamo dalla parte forse che un po' incuriosisce di più, no? Che si chiama View Inside e torniamo al discorso delle telecamere che ho fatto prima. Praticamente View Inside cos'è? È una telecamera che fa vedere cosa succede all'interno del frigo, che può essere una banalità, no? Di primo acchito, perché uno dice vabbè, apro la porta e vedo cosa c'è. Vero? Al di là diciamo della scenograficità della cosa, potrebbe essere interessante soprattutto per quanto riguarda l'accoppiamento con l'app che si ha sul proprio smartphone, perché mettete che siete fuori, se state facendo la spesa, non vi ricordate se c'è effettivamente qualcosa o no nel frigo, dal telefono guardate e dice ah c'è, ok, non la compro, non c'è, non la compro. Diciamo appunto che comunque è una funzione
abbastanza limitante, perché la telecamera, essendo posta nella parte degli scomparti, ovviamente riprende tutta questa parte qui. E cosa c'è negli scomparti voi non lo sapete o ve lo ricordate o niente. Comunque una cosa carina. All'interno di View Insight abbiamo però anche questo elenco alimenti che da un lato vi costringe uno sforzo supplementare in più, nel senso che siete voi che dovete farlo, lui non lo riconosce, non so, tra il codice a barre o da una foto, ma voi potete aggiungere, diciamo, l'alimento che avete comprato l'insalata, le uova, le cose che mettete in frigo, e potete impostare un promemoria, quindi la data di scadenza. Questo perché? Perché poi lui, dal widget, ma anche si può fare una notifica per esempio sul telefono, quando scattano i 2 giorni della scadenza vi avverte, attenzione che tra 2 giorni questo prodotto scade, attenzione che tra 1 giorno scade se non lo consumate, così avete anche un'idea delle cose che poi magari non vi ricordate mai, aprite il frigo, ah cavolo è scaduto e non sapete se mangiarlo o meno. In questo caso potete aggiungere un alimento, vediamo per esempio uova, ti date anche un suggerimento, no? In molti casi appunto suggerimento c'è un suggerimento della foto, così poi nella lista diventa più chiaro, e vi dà anche un'idea di solito, bene o male, di quando potrebbero scadere. Se però voi volete modificarlo a proprio piacimento, andate qui, schiacciate la data che volete e la aggiungete. Una cosa che secondo me però manca, qual è? È che ovviamente ci sono tanti cibi generici, teniamo conto che comunque questo è un frigo soprattutto usato in America, e quindi le voci sono tradotte in italiano, ci sono tanti cibi che magari non abbiamo in Italia, o in Italia ci sono, o in Europa, comunque in America no, e quindi tante volte ci troviamo ad aggiungere degli alimenti che non ci sono, quindi bisogna scriverlo manualmente. La cosa carina sarebbe poter aggiungere, dato che molte cose che noi compriamo si ricorrono, no? E quindi se noi potessimo aggiungere le nostre voci private, sarebbe bello che ogni volta che io inizio a scrivere ravioli di magro, venisse fuori ravioli di magro perché l'ho già aggiunto la settimana precedente, invece ogni volta devo scrivere ravioli di magro. Piccola cosina, ma che secondo me alla lunga migliorerebbe tanto. Qui abbiamo appunto la lista di alimenti che adesso abbiamo in frigo, vediamo appunto cos'è, se c'è la foto, quanti giorni rimangono, interessante però anche quando è stato inserito, perché tante volte magari non c'è una cosa che scade molto avanti nel tempo, però la guardiamo, entriamo nel frigo, diciamo, però l'ho aperta, non so, quanti giorni fa l'ho aperta, da quanto l'ho acquistata, non sarà meglio forse sentirla prima, provare un pizzichino per sapere che non è andata male, sono cose che comunque fanno piacere. Si può cambiare anche l'ordine invece che della scadenza per nome, ma insomma ha un po' meno senso. E qui ovviamente cosa succede? Quando un alimento non vi serve più perché è scaduto, l'avete consumato, quindi non c'è più nel frigo, lo selezionate, lo cancellate e va via dalla lista. Continuando sulle applicazioni che gestiscono il frigorifero, questa si chiama proprio gestione frigorifero e infatti vi dà un po' l'idea di come funziona, no? Potete decidere la temperatura che è divisa per i 2 scomparti, vi avverte sempre della funzione di power cooling, power freeze, tutte le funzioni, diciamo, twin cooling, che permette appunto di mantenere sempre una perfetta gestione del freddo, entra soprattutto in funzione quando aprite per molto tempo le porte, le chiudete, si sente che lui ha capito che c'è una differenza di temperatura perché è entrato del caldo della casa, quindi va un attimo in moto. E in alto abbiamo delle cose molto interessanti. Anzitutto, vabbè, la temperatura di questa stanza e l'umidità in questa stanza. Se il ghiaccio, diciamo, la funzione del ghiaccio attiva o meno, e se il ghiaccio a che punto è nel contenitore per sapere se è vuoto o no. E poi questo che vedete scadere a breve, che è il filtro. Perché? Perché è vero che potete disporre dell'acqua che arriva, condominiale, però Samsung mette un ulteriore filtro in più, e infatti il sapore dell'acqua e del ghiaccio è più buono, però ovviamente allo stesso tempo questo è permesso tramite un filtro, e ogni tot tempo questo filtro va sostituito. Vediamo in particolare, io ormai sono arrivato quasi alla fine, manca 7%, e in ogni caso Samsung dice di cambiarlo ogni 6 mesi, sia che lo abbiate usato tanto poco, ogni 6 mesi va cambiato. Sfruttando SmartThings per il discorso del filtro, vediamo anche un attimino che informazioni di più ci dà relativamente ai nostri dispositivi. Ovviamente è un'app che include tutti i dispositivi di Samsung, in questo caso però si parla del frigo. Piccole cose, comunque ti dà appunto l'idea del filtro dell'acqua, ti dice quante volte bene o male lo sportello in media viene aperto, e poi sono altre robe tipo la guida sull'utilizzo, insomma, informazioni che comunque sono
rintracciabili e ritrovabili anche sull'app sul telefono. Ok, esaurita diciamo un po' quella che è la parte della gestione del frigorifero, che comunque bene o male si ritrova anche nella famosa tendina, no? Vediamo che qui ritroviamo bene o male le luci che siamo abituati a vedere su Android, anche se, ripeto, questo è Tizen, infatti abbiamo anche Bixby. Si possono andare a cambiare un po' di cose, luminosità, temi, insomma, bene o male sono cose che, come dire, ritroviamo anche spesso sui nostri smartphone. Ovviamente anche qui c'è la possibilità dell'aggiornamento del sistema, che adesso ovviamente è aggiornato, e altre, come dire, funzioni che vi faccio vedere un po' in carrellata, ma bene o male, come dire, ve lo immaginate, perché di fatto questo è un tablet, no? È connesso ovviamente a internet, quindi le funzioni le conosciamo, il proprio profilo Samsung, se uno vuole connettere il calendario, quindi avere gli appuntamenti sia sul telefono che qua, il PIN, dicevamo prima, no? Se vogliamo mettere PIN a qualche particolare applicazione, se non deve essere usata dai bambini, quanta memoria è occupata. Adesso vediamo, insomma, lo spazio all'interno comunque sono 2 giga, quindi capite facilmente che non si può usare più di tanto a livello multimediale se non in streaming. Si può comunque spostare, no, dei file tramite l'app del telefono all'interno, per esempio io l'ho fatto per mettere delle foto e avere uno slideshow di foto che volevo. Lingua e ora, insomma, cose abbastanza generali. Vediamo invece la disponibilità di app, che dicevo non è, come dire, enorme, no? Anche perché molte di queste, da cui per esempio già lo Zafferano, la Repubblica, non sono altro che rimandi al sito, no? Cioè voi schiacciate l'app, ma di fatto lui sta aprendo l'internet, il browser, e sta facendo di vedere una web view sostanzialmente, no? Quindi non sono proprio app. Però già il fatto di poter appunto avere un browser ti permette di fare tante cose, come per esempio io ho messo YouTube, no? E quindi ho dei vari scorciatoi ai siti, quindi schiacciando su YouTube si avvia, vedete, questa è la barra del browser di Samsung. Poi però qui all'interno potete tranquillamente avviare un video, e mentre cucinate potete intanto sentirlo, vederlo, è comunque interessante, anche magari per delle ricette, delle video ricette. A proposito di video ricette, c'è per esempio appunto già lo Zafferano, che, come dire, anche questa è una sorta di web view, però vi dà, no, un brand famosissimo di ricette, vi può dare una mano in più. Ovviamente multimedialità, dicevamo YouTube, abbiamo anche Amazon Music, TuneIn e Spotify per le vostre playlist, per la musica, per gli streaming, per i podcast, insomma, ecco, io lo uso molto soprattutto per i podcast, quando magari capita di cucinare, pulire, svuotare, caricare la lavastoviglie, insomma, come dire, ci sta. A livello, vabbè, ovviamente di teoria, da browser uno potrebbe anche connettersi ai vari siti di DAZN, eccetera, per vedere magari le partite, però insomma è una funzione in più che non è che sposta, diciamo, gli equilibri, però è una cosa in più. Qui abbiamo altri widget, vediamo quello che dicevo prima, che è la whiteboard, che è una specie di lavagna, una specie di S-Note, no? Per chi conosce Samsung, no? Però è resa un po' più bambinesca, se vogliamo, perché l'idea è proprio quella, no? Si pensa magari di poter fare qualche disegno ai bambini, colorarlo, eccetera, ma anche, ribadisco, per salvare delle note, no? Che rimangono poi nella home o nello lock screen, e quindi possono essere visti dalle altre persone che sono in casa, no? Se voi uscite avete bisogno di lasciargli scritto qualcosa, non è male. Calendario con i vari ed eventuali appuntamenti, e diciamo questa è, come dire, una carrellata, no? di quello che può essere fatto. Ribadisco, a livello di funzioni o di app non è, come dire, completissimo, un po' perché Tizen, un po' perché è riservato soprattutto al mercato americano, in Europa si vende meno, probabilmente è anche un tipo di soluzione che non ha sfondato tanto, mi viene da pensare, perché insomma non c'è tanto seguito, no? Adesso non ve lo fate vedere tutte, vi faccio vedere altre app, ma sono soprattutto di Samsung. Per esempio, a parte Bixby, abbiamo il Meal Planner, che praticamente è, che io non uso, ma praticamente è appunto se uno deve seguire una particolare dieta o sono dei piatti da preparare, uno si segna, no? Giorno per giorno, come per ricordarsi cosa deve mangiare. C'è Pinterest, che io non uso, il ProMemoria, che è sempre Samsung. Ring è quel... è la connessione, diciamo, quel particolare campanello
Non credo sia di Amazon, però non vorrei sbagliarmi, e quindi se qualcuno suona alla vostra porta, voi potete vedere da qui ed eventualmente rispondere da qui per, come dire, non, come dire, senza andare alla porta, ecco, una specie di scorciatoia. Poi abbiamo la shopping list che bene o male sostanzialmente sono delle note, no? In cui appunto segnala la lista della spesa, ma può essere fatto con qualsiasi nota. Sky Scanner è quello dei viaggi se non sbaglio, però vedete che anche qui dice che potrebbe non essere, no, non andare diciamo perfettamente, ma vedete da soli che questo è sostanzialmente una web view. Quindi anche questa non è utilizzabile proprio al massimo. Questo qui è, diciamo, sarebbero le ricette che però si collega a Giallo Zafferano. Abbiamo, vabbè, il sito della Repubblica, lo Smart View, che è quello che diciamo l'applicazione di Samsung che serve per riprodurre contenuti, ovviamente che siamo sul telefono possono essere riprodotti qua. Smart Things abbiamo detto, Spotify, Supermercato 24, no, per fare la spesa. Sì, potrebbe essere comodo anche quello, diciamo che però ovviamente è un servizio a cui uno deve essere abituato. Non credo sia diffusissimo in Italia, però resta da, come dire, resta un'opzione in più. Adesso tra l'altro fa anche fatica a caricarsi, ma comunque quello è. Il timer, ecco, quello è molto utile in cucina, no? Impostare i timer che rimangono in memoria, una to-do list, tune-in, view inside, whiteboard lavagna, trivia, teoricamente dovrebbero essere delle frasi del giorno, delle cose un po' carine, no? Impara qualcosa, lui impara a conoscere gli aerei, no? In realtà poi però, cioè, questo è. Sono cose che non si usano perché sono, sembrano lasciate un po' lì, sono delle app che io non uso, che sono Tannico, invece per, come Supermercato 24 va riservato solo ai video. Italy e Demo Shop invece che serve per quando ovviamente i frigo sono nei vari store e la gente vuole vedere un po' il funzionamento. Diciamo che, come dire, l'infarinatura è questa, la cosa che posso farvi sentire in più magari è la qualità, no? Musicale. Proviamo brevemente una canzone per evitare poi che qualcuno ci rompa le scatole per copyright, diritti e compagnia bella. Sentiamo un po' come va. Allora, questa diciamo non è l'ultimissima versione del Family Hub, abbiamo lo speaker che è qui in alto, una nuova versione che tra l'altro lo speaker è, come dire, fatto in collaborazione con AKG e invece qui in basso, quindi è una potenza magari sonora un po' più diretta, anche se qui comunque avete sentito c'è una buona pressione e riesce a diffondere bene. Per chiudere volevo farvi vedere anche come funziona questa parte qui, anche se ovviamente è abbastanza, come dire, scontata. Qui dietro abbiamo un tasto che se premuto o dal bicchiere o dalla mano dà via l'azione, e qui abbiamo un modo di selezionare, no? Cosa vogliamo? L'acqua, tra l'altro tenendo schiacciato per 3 secondi si blocca, e casomai qualcuno per sbaglio tocchi, perché comunque è a sfioramento. Qui abbiamo i cubetti di ghiaccio e qui abbiamo il ghiaccio invece idratato. Ribadisco, o schiacciando col bicchiere, no? Esce acqua. Passiamo al ghiaccio, a cubetti, che un po' ci mette, no? Ed eccocelo qua. Poi abbiamo quello che c'è tritato, che prende sostanzialmente i cubetti che abbiamo visto prima e lui si è creato, dentro ha una specie di lama che quindi fa scendere del ghiaccio tritato, sempre da questa uscita qua. Quindi sentite il rumore. L'accorgimento, se mai siete interessati a comprarlo, è che qui diciamo non c'è una specie di vaschetta di scolo, quindi c'è solo veramente un breve scalino che però non serve a molto.
Quindi, siccome ovviamente qui sopra continua a gocciolare un po' d'acqua, che può essere dai cubetti di ghiaccio, dall'acqua stessa, è ovvio che può rimanere un po' e magari anche cascare giù. Di solito noi mettiamo una specie di panno, così assorbe il liquido e non ci crea ulteriori problemi. Ovviamente il frigorifero ha anche un'app per la gestione tramite smartphone che si chiama Family Hub. L'abbiamo e vediamo la schermata, diciamo, di benvenuto. Una premessa: questa app è un po' confusionaria anche come traduzioni, vedete in alto interno de frigo, quindi ci sono delle traduzioni non tanto corrette, il che fa pensare che Samsung non sia molto interessata a svilupparla per l'Italia. E soprattutto un po' confusionaria perché mancano alcuni dati che invece si possono trovare per esempio nell'app SmartThings, che poi vedremo, e anche la gestione stessa dell'app non è immediata, diciamo. Comunque, diamo un'occhiata, vedete in basso che ci sono tre tab, qui siamo sul tab alimento, che già di per sé non ha molto senso. Comunque possiamo vedere la telecamera, no? Che fa vedere gli oggetti, gli alimenti dentro il frigorifero, e l'elenco degli alimenti che segniamo, come abbiamo visto, dal tablettone del frigo. Poi c'è la lista della spesa che non uso, l'elenco degli alimenti in scadenza. In questo momento non ci sono alimenti in scadenza nei 3 giorni, se no lì ti darebbe una notifica del fatto che ci sono degli alimenti che stanno per scadere. Passiamo alla scheda tutto, che ti dà, diciamo, un po' la panoramica delle possibilità che si possono avere sul tablettone del frigo. Promemoria, un calendario magari condiviso con altri membri della famiglia se si vuole mettere una particolare ricorrenza, un appuntamento, una nota, no? Che tutti possano ricevere, quindi possano vedere sia sul frigo ma anche sul proprio telefono. Lavagno per disegnare, c'è anche sotto lavagna digitale, che quasi si doppiano, sono bene o male la stessa cosa. Attività, la possibilità di caricare foto, quindi di passare foto dallo smartphone al frigo e vederle nel frigo. View inside, la modalità che abbiamo visto interno del frigo. Lista della spesa e lavagna digitale. Chiudiamo un attimo per passare all'ultima scheda, che è quella famiglia, che bene o male dà una panoramica di quelle che sono le, come si può dire, una specie di home, no? del frigo. Tornando invece a tutto, andiamo su SmartThings, che secondo me è l'app che in questo momento dà più informazioni, ha più senso avere. Allora, vediamo che nella prima schermata dà, come dire, la schermata dei preferiti, come fosse una home, no? Dei dispositivi che abbiamo. Sotto Home Care Wizard dà un riassunto di quelli che sono i dispositivi della propria casa. Io e Samsung ho solo il frigo e quindi ha un po' poco senso andare a vedere, perché riporta solo le informazioni del frigo, ma se avesse, non so, delle TV, dei forni, lavatrici connesse, eccetera, darebbe una panoramica di tutto. Concentriamoci invece sul frigo, che si vede in questo quadratone più in alto, e questa parte dell'app dà delle informazioni un po' più carine, a parte il famoso dentro frigo, no? Quindi View Inside, che possiamo vedere anche da qua, e cliccando da un'anteprima come era nell'app Family Hub. Però qui ti dà anche la temperatura del frigo, del freezer, la possibilità di dare un power cool e un power freeze, cioè quindi dare una botta sia al frigo che al freezer se abbiamo bisogno di raffreddare velocemente qualcosa che abbiamo appena messo dentro di caldo, e poi la possibilità di attivare e disattivare l'ice maker. Inoltre possiamo fare questa cosa, cioè la diagnostica. Praticamente, cliccando l'ultima opzione, ti dà più o meno un'idea carina, no? Di quante volte si aprono le porte sia del frigo che del freezer, diviso anche per fasce orarie, diciamo, della giornata. Da anche un frigorifero funziona correttamente, per farti capire che va tutto bene. Anche in questo caso però, come dire, abbiamo una gestione secondo me un po' come dire confusionaria. Per esempio, nelle impostazioni, adesso andiamo a vedere anche questa cosa, controllo consumi, può essere carino per qualcuno giorno per giorno, chi lo va a sapere quanto consuma il frigo. Controllo automatico fa una specie di check automatico del dispositivo in questione per controllare che tutto vada bene. Però anche in questa stessa app, che nelle altre tab non, come dire, non regala altre cose particolari, nelle impostazioni solo il paese, nelle informazioni solo, diciamo, la versione del firmware, manca qualcosa che invece può essere trovato da altre parti. Per esempio in Home Care Wizard vedete 14 aperture dello sportello di media al giorno, mentre prima quando eravamo qui dentro diceva solo quante volte, diciamo, per fascia oraria veniva aperto lo sportello.
Mentre qua dà un dato in più che è la media di aperture dello sportello al giorno. Non capisco perché non possa essere riunito tutto in quella stessa app, diciamo parte dell'app. Andando qui in Home Care Widget vediamo qualcos'altro, tipo la gestione del filtro dell'acqua, che è buono, dalla percentuale l'ho appena cambiato, quindi al 99%, va cambiato circa ogni 6 mesi, ma c'è comunque l'avviso sul frigo se bisogna accelerare la questione. Ed entrando qua ancora vedete un'altra, come dire, frigo che ti dà una panoramica sul filtro dell'acqua, il livello che abbiamo appena visto, la media di volte che uno usa lo sportello e poi quando è stato utilizzato. Quindi quello che avevamo visto nell'altra parte dell'app ricondensato qua. Abbiamo una breve guida per far vedere, diciamo, qualche mini tutorial, no? Mentre qui all'ultima, accedi l'app frigorifero, torniamo nella prima applicazione. Insomma, tornando adesso a Family Hub, la gestione delle app per quanto riguarda il frigo è un po' confusionaria. Si finisce per avere 2-3 app, Family Hub, SmartThings e SmartThings Find, e le informazioni sono sparse un po' qua e là, quindi non riesci neanche a, come dire, a trovarle tutte in un unico punto. È comunque comodo perché puoi fare delle cose da remoto che poi sono utili se non sei a casa. Andrebbe però, secondo me, data una coerenza migliore alla gestione, del frigo da remoto. Bene, per quanto riguarda la recensione di questo frigo americano Samsung Family Hub è tutto. Se avete curiosità, idee, dubbi o domande, non esitate a farlo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.